con il nostro telegiornale. La Regione Piemonte si prepara ad aumentare la capacità di accoglienza dei profughi in arrivo dall'Ucraina, appliando di altri 15.000 posti le strutture del terzo settore. L'aggiornamento del piano Focus Emergenza Ucraina è stato presentato dal coordinamento regionale per l'emergenza profughi al capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che oggi è stato in visita in Piemonte. Attualmente si sono arrivati 8.450 rifugiati ucraini dei quali 7.409 ospitati presso la rete di accoglienza spontanea familiare o di conoscenti o delle realtà sociali del territorio, 553 ospitati nelle strutture individuate dalla protezione civile regionale e 488 nei CAS e nel SAI. Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio insieme all'assessori delegati in materia ha sottolineato la l'attivazione di numerose misure per garantire uno standard adeguato di quotidianità a chi sta fuggendo dalla guerra, tra cui l'accesso al sistema sanitario e di istruzione del Piemonte, il diritto del lavoro e la gratuità dei trasporti pubblici nei primi giorni di arrivo. E ci spostiamo in Liguria. Dal 24 febbraio all'11 aprile abbiamo raccolto 168 pazienti ucraini per gli accertamenti necessari, tra accessi in pronto soccorso, dei hospital e ricoveri. Tra questi, 17 bambini affetti da patologie gravi sono riusciti ad arrivare all'ospedale Gaslini di Genova grazie alla cooperazione internazionale realizzata sotto l'egida della Protezione Civile. Sono però le Confortanti quelle pronunciate dal Renato Botti, direttore generale del RILCS, Giannina Caslini di Genova, la cui Onlus ha raccolto 96.000 euro per ospitare famiglie e trasporto. Tutti i 17 piccoli pazienti provengono dalla cittadina di Rezou in Pelonia dove l'istituto si è messo in servizio per una settimana per il coordinamento nazionale della gestione dell'emergenza. Parte dei fondi della raccolta a gaslini per l'Ucraina infatti sono già stati utilizzati per garantire un centro di accoglienza nella cittadina polacca con posti letto e piatti caldi per, prima del trasferimento in Italia. Per partecipare alla raccolta a fondi lo ricordiamo si potrà effettuare una donazione online tramite la la piattaforma sostenici gaslini-ONlus.it eh, cerimonia questa mattina al Teatro Alessandrino di Alessandria per i 170 anni della Polizia di Stato. Una cerimonia che ha visto al centro l'operato del corpo in questi anni difficili dovuta, dovuti sia al Covid che al contrasto della criminalità che ti porti Esserci sempre, anche quest'anno la festa della polizia si ispira proprio a questa frase in quello che è la, la mission principale della, della Polizia di Stato che compie 170 anni e lo fa con tutta una serie di celebrazioni che si svolgono in tutta Italia. Quest'anno il Presidente della Repubblica ha conferito la medaglia d'oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato, Polizia di Stato che eh, si aggiorna continuamente continuamente prova nel fatto anche eh, del, dell'ultimo nato, un, un elicottero capace di eh, bucare le, le nuvole e di non essere intercettato. 170 anni per un corpo che continua a rinnovarsi, che vuole essere sempre vicino alla, alla gente. È stato un anno molto difficile, per la verità due anni molto difficili dovuti alla pandemia. Avete anche dovuto combattere contro una, una, una larga fetta della popolazione, però voi state sempre guardando in avanti, cercate di migliorarvi. Prova ne è anche il, il cambiamento a livello scientifico che continuate a fare. Per essere sempre più aggiornati. Esatto, diciamo che ha riassunto perfettamente quelle che sono le nostre motivazioni, le nostre passioni e i nostri compiti. Sono 170 anni di storia, come ha ricordato lei, sono 170 anni di impegno ed dedizione in favore della, della collettività. In questo periodo purtroppo dobbiamo fare i conti anche con una guerra che è alle porte di casa e l'ufficio immigrazione della Questura insieme alla Prefettura e agli altri organismi istituzionali e di volontariato stanno cercando di far... Ehm, eh di incoraggiare queste popolazioni che sono ehm, giunte in Europa, in particolare in Italia, affinché, cerchino, eh, affinché possano superare questo momento anche con il nostro aiuto dal punto di vista amministrativo e burocratico. E questo lo ricorderò anche nel corso del, del discorso. Sono stati due anni difficili, come ha ripetuto lei, e finalmente riusciamo in questa giornata a celebrare il nostro, il nostro compleanno. È una data importante per tutti i poliziotti, per la cittadinanza. E in questa occasione mi piace ricordare sempre i nostri caduti, i caduti della Polizia di Stato e le loro famiglie che hanno sacrificato appunto la loro vita per eh, affermare i principi e i valori in cui hanno creduto indossando la nostra uniforme. Un compleanno partecipato, dunque, che ha visto analizzare alcuni temi che hanno caratterizzato questi ultimi anni, con un focus sul conflitto in Ucraina di indicibile crudeltà e fuori dalle logiche umane, come ha dichiarato il questore Sergio Molino, ma anche sulla pandemia dovuta al Covid che ha visto 34.000 poliziotti positivi, con il decesso di 20. Valori, libertà attraverso la legge e vicinanza alla gente, l'impegno del corpo, che attraverso quotidianità fatte di lotta al crimine e alla prevenzione vuole essere un punto di riferimento. Insieme a tutte le altre forze dell'ordine, abbiamo formato una bella squadra, ha sottolineato il questore. Che tra i ringraziamenti non ha mancato quello con il prefetto Francesco Zito. Nel corso della cerimonia, lietata dalle voci del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, anche le benemerenze a quanti in questi anni si sono distinti con le loro azioni. Adesso la cronaca, la Guardia di Finanza di Torino ha concluso, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del Capoluogo Piemontese, una vasta operazione a contrasto della contraffazione. Oltre 400.000 articoli tra accessori, parti di ricambio per auto relativi, in balli, nonché 92 macchinari industriali sono stati sequestrati da finanzieri del gruppo Pronto Impiego Torino nel corso di numerose perquisizioni effettuate in varie località tra le province. di Torino di Torino, Milano, Mantova... Teramo, Roma, Brindisi, Rimini, Trieste, Matera, Reggio Emilia, Bari, Foggia e Potenza. Secondo le indagini il materiale non originale era prodotto da una vera e propria industria del tarocco, al cui all'interno plotter e stampanti erano in piena produzione. Sono stati sequestrati circa 20.000 metri quadrati di carta per stampa in alta definizione, in quanto potenzialmente utilizzabile per la realizzazione di ulteriori lecite produzioni, la destina anche alla grande distribuzione organizzata. 25 in tutto le persone ritenute responsabili fatta salva la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle condotte ascritte, i quali dovranno rispondere ai reati di produzione e detenzione di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in commercio. I carabinieri della compagnia di Alessandria hanno arrestato un 32enne ricercato per provvedimento di condanna per rapina, porto illegale di armi e favoreggiamento emesso dal Tribunale di Cremona nel dicembre dello scorso anno. Il condannato si nascondeva in una villetta dell'Alessandrino all'interno della quale nel sottotetto era stata ricavata una stanza nascosta il cui accesso era celato all'interno di un armadio. Il nascondiglio evidentemente ricavato per mantenere lo stato di irriperabilità, irriperabilità era, scusate, era predisposto per garantire tutto il necessario per una lunga permanenza. I carabinieri, grazie ad una carata perquisizione, hanno notato l'incongruenza degli spazi con la pianta catastale dell'immobile, scoprendo il locale e traendo in arresto il condannato che non ha opposto resistenza. L'uomo, con diverse segnalazioni per reati contro la persona e il patrimonio, è stato accompagnato presso il carcere di Alessandria dove dovrà scontare una pena residua di un anno e mezzo di reclusione. Il rilancio delle terme di Acqui passerà attraverso il recupero e la valorizzazione delle vecchie strutture site in zona Bagni. Le ex terme militari saranno infatti trasformate in una spa di lusso, mentre l'ex Carlo Alberto, in un hotel museo. Punto di partenza per raggiungere l'obiettivo, la riduzione dell'attuale area di concessione mineraria terme di Acqui SPA, maggiore in particolare nel servizio di Fabrizio Mattana. L'amministrazione comunale di Terme, per salvare il settore termale Fiore Orchiello della città ha lanciato un progetto denominato Operazione Terme 2 con lo scopo di spezzare l'attuale monopolio detenuto dalla Fin System di Alessandro Pater. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Levi, il sindaco e il suo vice lo hanno spiegato nel dettaglio. Il piano coinvolge l'ex Terme Militari e l'ex Carlo Alberto di Zona Bani destinati a diventare il primo una Maxix Spa e il secondo, una sorta di archeo hotel, prendendo come spunto, ha spiegato il vice sindaco, gli art hotel presenti in tante città che ospitano mostre d'arte ed eventi culturali. Mentre nel primo caso le terme militari erano state acquisite dal demanio nel dicembre 2017, nel secondo lo Stato può solo attraverso il cosiddetto federalismo culturale, ovvero solo se c'è in ballo un progetto di valorizzazione culturale al quale la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi dovrebbe dare il via libera. Per questo il Comune ha lanciato l'idea dell'Arche Hotel per superare questo vincolo, per ottenere la cessione gratuita della struttura. Terme Militari e Carlo Alberto sarebbero strettamente legate e gestite da privati, con concessioni trentennali, ma con precisi paletti per non ripetere gli errori fatti dalla Regione con le terme SPA. I due edifici, oggi in stato di totale abbandono, verrebbero quindi recuperati e trasformati il primo in un polo del benessere da 15.000 m, il secondo di 5.786 m e in un albergo museo. Sarà però necessaria per raggiungere l'obiettivo la riduzione dell'attuale area di concessione mineraria a termini di acqua SPA, richiesta esplicitamente dal comune alla giunta regionale. Sono presenti infatti in città, ha commentato il primo cittadino, fonti che potrebbero essere sfruttate permettendo di riappropriarci di un nostro patrimonio e di creare le basi per la costruzione di un termalismo diffuso. Bisogna assolutamente rompere con l'attuale monopolio che sta determinando un impressionante stallo economico nella nostra città. Adesso ritorniamo in Liguria che è stata accertata la regione più anziana d'Italia secondo le classifiche del Welfare Italia Index, indicatore che misura le performance dei territori su politiche sociali, sanità, previdenza e formazione. In Liguria ci sono infatti 30,8 pensionati ogni 100 abitanti, un dato che la fa slittare all'undicesimo posto per efficacia e capacità di risposta del sistema welfare. Positivi invece i risultati sulla spesa sanitaria pubblica, in cui si colloca al sesto posto con 2.236 euro pro capite, e sulla spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido, pari a 7.927 euro per bambino frequentante, che la fa arrivare seconda nelle classifiche nazionali. Per quanto riguarda le politiche sociali, la Liguria si posiziona in dodicesima fila a causa del tasso di disoccupazione della popolazione con più di 15 anni, i giovani NEET e i cittadini inattivi su popolazioni in età lavorativa. Ad Alessandria il sindacato Will si riorganizza per recuperare il tempo perduto a causa dello stop imposto dalla pandemia Covid. Ha preso il via oggi la stagione congressuale 2022. Il primo appuntamento è stato il dodicesimo congresso Will -Wil pensionati ad Alessandria. Le due segretarie provinciali uscenti, zona nord e zona sud, si sono riunificate. Sono stati eletti i vertici della nuova area vasta Will Alessandria. De Oggi a San Michele all'Hotel Diamante si svolge il dodicesimo congresso della WILL che pensionati di Alessandria che rappresenta un po' un momento di svolta perché significa la ricongiunzione di quelle che erano state due organizzazioni separate dei pensionati, che era stata decisa con l'undicesimo congresso quattro anni fa e che oggi invece ha deciso di ritornare insieme. Lo slogan di questo appuntamento congressuale è Passato, Presente e Futuro. I giovani corrono veloce, gli anziani conoscono la strada, insieme raggiungono prima la meta. E adesso andiamo a conoscere il nuovo Presidente del Nuovo segretario della UIL pensionati provinciale. E per me è un giorno felice perché quattro anni fa abbiamo vissuto quattro anni da separati in casa perché quattro anni fa avevano deciso di dividerci. Quest'anno ritorniamo insieme e siamo sicuri che... Eh, riusciremo a fare anche meglio l'interesse dei nostri iscritti, dei nostri pensionati e di tutte le cose che riguardano da, dalla sanità alle case di riposo con quello che hanno vissuto in questi mesi di pandemia e tutto il resto. E con tra io e il nuovo segretario eh, vedremo di di fare le cose il meglio possibile, ma siamo sicuri che essendo insieme riusciremo a farle senz'altro meglio di questi ultimi quattro anni. E con questa riunione noi abbiamo riunito le due strutture territoriali, ne facciamo una sola che si chiamerà area vasta e io sono stato eletto segretario responsabile generale della provincia. Siamo in una fase tragica della politica nazionale ed internazionale, siamo alle prese con una pandemia che non ci lascia e nel frattempo è scoppiata la guerra. Qualcuno può pensare che la problematica dei pensionati sia un di più in una situazione così difficile, noi pensiamo invece che... Perché non paghino le spese, i costi di questa eh, crisi, della pandemia e della guerra, bisogna difendere l'interesse dei pensionati, soprattutto dei più deboli, di coloro che hanno la pensione minima, ma anche difendere la salute. Tempo di restyling per il sito web della Fondazione Craale di Alessandria che rinnova la sua immagine digitale offrendo all'utente un'esperienza di navigazione ancora più snella ed intuitiva. Alessandra della Catt. Una veste rinnovata per il sito della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, un restyling piacevole, funzionale, un contatto diretto fra la Fondazione e l'utenza. Sì, normalmente si dice che il sito è un biglietto da visita, per noi è così ma non solo, il sito è stato rinnovato perché? Perché vogliamo avere un bel biglietto da visita, questo sicuro, ma anche per facilitare i rapporti tra fondazione e territorio, cioè un sito molto semplice, molto facile, dove... Chiunque può recepire tutte quelle notizie che possono essere utili per quanto concerne la fondazione. Mi riferisco in particolare alle erogazioni con tutti i nostri bandi, i progetti di terzi, i progetti propri, ma mi riferisco anche a ciò che è possibile vedere in fondazione i cosiddetti tesori della Fondazione, le opere d'arte, il Palazzo Unvetus, che è molto bello, e da visitare, le opere di, di, di pezzi di archeologia e così via. Tante tante cose che si possono vedere e chiedere, per quanto riguarda le erogazioni, alla Fondazione. Lei giustamente, Presidente, ha sottolineato il valore del territorio e quindi le prestazioni che voi sul campo mettete a disposizione anche a livello di ricerca. Il tutto è suddiviso per sezioni tematiche, anche per quanto riguarda il mondo della comunicazione, quindi più facile accedere. Certo, più facile accedere è proprio perché noi vogliamo essere al servizio del territorio, quindi un'operazione di trasparenza prima di tutto e di vicinanza al territorio. Vogliamo essere nel territorio, far parte del territorio e per questo abbiamo cercato di semplificare il sito, ma renderlo più efficace. Abbiamo bisogno di te, è il nostro nuovo spot, ovvero dove potete diventare i nostri inviati sul territorio, basta segnalare una notizia eh, con brevi video, una foto al numero che vi trovate in sovraimpressione 348 666 27 590, eh, di, potete segnalare un fatto di cronaca, qualsiasi cosa che possa diventare una voce nel nostro telegiornale e anche sul nostro sito web. Disagi quotidiani sui trasporti. La scuola, l'ambiente, insomma, tutto quello che vedete che vi sembra appunto una notizia potete inviarcela, noi la verificheremo e poi la pubblicheremo qua anche con il, nostro, con il vostro nome e cognome. Quindi mi raccomando, inseritelo insieme alla notizia. E adesso lo sport, seconda sconfitta consecutiva per il Cremolino che eh, nel campionato di Serie A eh, di Tamburello contro eh, il somma campagna, gli uomini di Surian disputavano una buona e combattuta partita, ma poi c'è. Devono ai veneti per 6 a 4, 6 a 2. Tra poco i commenti nella pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana. Bene, la nostra edizione finisce qui e quindi grazie per averci seguito. E alle prossime edizioni.